Gli effetti del cattivo governo non per nulla sono raffigurati nella parete ad ovest della Sala dei Nove, perché rappresentano la caduta, l'ovest, l'occidente, la ob più cado, la morte dei sogni, dei desideri di giustizia che ha l'uomo. L'affresco si divide in tre parti, che sono, partendo da sinistra, la campagna, la città e l'allegoria del cattivo governo, del malgoverno. L'allegoria del malgoverno a destra è indubbiamente la parte più simbolica di questo affresco, che del resto, come potete vedere, nella parte a sinistra, soprattutto nella parte della campagna, è giunto a noi in condizioni non perfette. La tirannia, la tirannide, non è una dittatura per i medievali, non è un impero, un imperialismo, non è un totalitarismo. Anzi, la tirannide può esserci anche in un comune, quindi in una democrazia. Per Dante, anzi, i maggiori tiranni si trovano proprio nei comuni molto più che nelle signorie, direi, per Dante. Vi ricordate che Dante trova ospitalità e asilo proprio nelle signorie, oppure nell'impero. Ricordate che valore dà all'impero Dante. La tirannide, insomma, che cos'è? È la politica fine a se stessa, è la politica per la politica, ed è raffigurata da questo personaggio un po' luciferino, che ha le fattezze del diavolo. Se noi infatti osserviamo con molta attenzione questo personaggio, vediamo che oltre alle corna ha anche gli occhi strabici, perché il tiranno vede solo uno spicchio della realtà, vede appena appena davanti a sé, perché è tutto incentrato su se stesso. Non vede tutto il campo visivo, lo strabico. È un simbolo di come il tiranno pensi solamente al bene proprio. Al bene comune, al bene di tutti, si contrappone il bene proprio. Inoltre, questo personaggio ha i denti aguzzi, perché la tirannia è avida, non è mai sazia, vuole appunto accrescere questo bene proprio. E impugna in una mano destra, il pugnale, che è la forza. La forza è il mezzo, la violenza è il mezzo attraverso il quale raggiungere questo bene proprio. E nella mano sinistra una coppa d'oro, che rappresenta invece qual è il fine. Il fine è l'arricchimento. E sotto questa figura un caprone, che è simbolo del sesso. Il sesso, la lussuria, è spesso alleata della tirannia. E alla base di questo personaggio non vi è, come nell'allegoria del buon governo, il popolo, rappresentato, vi ricordate, da quei 24, diciamo, signori, personaggi, ma solo due persone. E poi una serie di personaggi allegorici che si trovano al livello sopra, diciamo, questa allegoria della tirannia, della tirannide, è ancora più in alto, in corrispondenza di quello che si trova invece nell'allegoria del buon governo, che sono le virtù teologali e le virtù cardinali, più altri due personaggi, quindi 3 più 6. Anche qua abbiamo un 3 più 6. Sopra, come contraltare di fede, speranza e carità, vi è la superbia, che sarebbe opposta alla fede, vi è l'avarizia, l'avidità, quindi opposta alla carità, e la vanagloria, opposta alla speranza. E poi abbiamo una serie di altre figure allegoriche opposte alle virtù cardinali, opposte alla magnanimità e alla pace, e sono queste: la crudeltà, che è rappresentata da un bambino spaventato da una serpe, la falsità, un agnello che nasconde invece uno scorpione,
il tradimento, il furore, una figura bestiale, animalesca, la divisione e infine la guerra. E vi ricordate che vi era appunto l'allegoria della pace nell'affresco del buon governo, e qui vi è l'allegoria della guerra. E poi, come vi spiegavo, al centro la città nella quale gli armati buttano giù le case, una città dominata dalla guerra, quindi dai soldati, le botteghe sono vuote, l'unica bottega che è aperta è quella dell'armaiolo, e una donna vestita di rosso è portata via con violenza, mentre nell'allegoria del buon governo vi era un corteo nuziale, questa volta la donna vestita di rosso è portata via con la violenza, e sotto un uomo è assassinato, e la giustizia sta legata, questa proprio alla base dell'allegoria del cattivo governo, mentre invece vi ricordate nell'allegoria del buon governo vi era la rappresentazione della giustizia che era la base di questo buon governo. E poi a sinistra la campagna devastata, desolata, incolta, con case incendiate, e sopra il timor, la paura che sovrasta tutto. È un cartiglio sul quale è scritto: per volere il ben proprio in questa terra sommessa è la giustizia alla tirannia. Insomma, per il fatto che qua si ricerca solamente il bene personale, la giustizia è sottomessa alla tirannia.